Mister Pascuzzo con noi. Mister, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Una sconfitta di misura, una gara che eravate obbligati a vincere, ma che la Regione Mediterranea ha fatto sua. Cosa è mancato oggi? È mancato che in questo partito magari l'episodio, la situazione fa la differenza. Io posso ribadire quello che ho detto settimana scorsa, i complimenti ai ragazzi perché sono stati paolosi. Finisce un'avventura quest'anno che è stata, secondo me, positiva, molto positiva, dove la squadra ha dato tutto. Poi nella partita stessa oggi, i primi 25 minuti sono stati di marca Reggio Mediterraneo, poi siamo usciti noi. Abbiamo fatto interessante parte del primo tempo la partita noi, ci sono state poche palle gol, diciamo, nitide, solo situazioni. Nel secondo tempo la partita è in una fase di stallo, abbiamo avuto una ghiotta occasione con Crispino dal limite su un appoggio di Bertini, quindi a porta aperta, però il tiro è andato fuori. L'azione successiva, loro sono stati bravi sul rimballo in aria, non siamo riusciti a pulire bene l'aria, e di tacco hanno fatto gol. Poi le abbiamo provate tutte, abbiamo avuto 4-5 situazioni per fare gol. È mancato il guizzo finale che forse ci ha contraddistinto tutto l'anno, perché là davanti qualcosa è mancato per tutto l'anno. Però ripeto, complimenti alla Regione Mediterranea che ha fatto un grosso campionato, una grossa partita oggi. Complimenti alla mia squadra perché hanno dimostrato di essere, e soprattutto di ridurre il gap tra con squadre tipo la Reggio Mediterranea e la Morrone, che hanno un progetto di 2 anni e mezzo. Noi in 4 mesi abbiamo, secondo me, abbiamo ridotto il gap che ci vedeva. Sì, sì. Mister, non posso che augurarti un buon rientro, o comunque farti i complimenti per l'ottimo lavoro che hai fatto all'Acri in questa stagione, con l'augurio che tu possa continuare a lavorare lì su una piazza importante, partendo dall'inizio, ecco, con un progetto tutto tuo che puoi marchiare davvero dall'inizio, dalla prima battuta. Grazie, e io ricambio i complimenti anche a voi per le servizi che fate e per i risultati che date in tempo reale. Speriamo di vedere più partite in diretta il prossimo anno, perché secondo me è fondamentale riiniziare a vedere le partite in diretta.